In antichità Roma era definita Regina Aquarum, ovvero Regina delle Acque, poiché in nessun'altra città del mondo antico, ma forse anche di oggi, vi era una disponibilità d'acqua potabile paragonabile a quella della nostra città, che in età costantiniana raggiunse un flusso di 1000 litri al giorno per abitante. Questa enorme quantità d'acqua che quotidianamente veniva riversata in città era garantita da 11 acquedotti, i quali, prelevandola da sorgenti o fiumi distanti a volte centinaia di chilometri e superando ostacoli naturali con ardite costruzioni, la trasportavano sino all'interno delle mura di Roma. Con la caduta dell'impero, anche gli acquedotti, non più manutenuti, iniziarono il loro declino e ben presto si ridussero in rovina. E da allora per Roma e i romani l'unico sostentamento idrico tornò ad essere il Tevere. Circa 1000 anni dopo, per merito di alcuni lungimiranti pontefici, venne intrapresa l'opera di adattamento e restauro di alcuni acquedotti, ai cui terminali furono collocate mostre più o meno imponenti. Per molti papi, celebrare il loro pontificato con la costruzione di una o più fontane divenne una necessità imprescindibile per ingraziarsi il popolo romano e legare il proprio nome ad opere destinate a rimanere nei secoli. Conoscere il numero delle fontane oggi esistenti a Roma è praticamente impossibile, poiché disseminate tra strade, piazze, cortili, giardini, palazzi e parchi, se ne contano alcune migliaia. È facile pensare che nessuna città al mondo possa vantare un numero di fontane superiore o uguale a quelle esistenti a Roma, le quali hanno da sempre costituito il principale arredo urbano della nostra città, che si esprime sia nelle splendide fontane monumentali, sia in quelle che, create unicamente per uso pubblico, sono poi divenute un elemento caratterizzante dei quartieri e dei rioni di Roma, legandosi a leggende o eventi realmente accaduti. L'attrazione e l'interesse che le fontane suscitano a chi visita la città sono sintetizzabili nelle parole di Shelley, grande poeta e viaggiatore dell'Ottocento. Bastano le sue fontane per giustificare un viaggio a Roma. In questo breve viaggio tra le fontane romane vogliamo farvi conoscere alcune tra quelle meno note ed imponenti, ma che, costruite per soddisfare i bisogni del popolo, si sono radicate nella storia e nelle leggende della nostra città. Iniziamo dalla Fontana del Facchino, che si trova in Via Lata ed è incastonata nelle mura di Palazzo De Carolis. Venne inizialmente attribuita a Michelangelo, ma è probabile che il suo autore sia stato Jacopo del Conte, che la realizzò sul finire del 1500. La fontana ritrae un mitico facchino romano, tale Abbondio Rizio, noto per la sua erculea forza, ed è annoverabile tra le statue parlanti di Roma, poiché venne utilizzata frequentemente, come quella più famosa di Pasquino, per esporre spiritosi e corrosivi libelli indirizzati alla curia e al governo pontificio. Addossata alla facciata di Sant'Atanasio dei Greci si trova la fontana del Babbuino, così chiamata dai romani per la bruttezza della figura rappresentata, che invece è probabilmente la raffigurazione della divinità sabina Sauco Fidio. Anche questa, come la precedente Fontana del Facchino, è considerata una delle statue parlanti di Roma. La Fontana del Mascherone venne fatta edificare dai Farnese nel 1570. Essa fu collocata in Via Giulia, in corrispondenza dei giardini di Palazzo Farnese, oggi sede dell'ambasciata francese. Sia la vasca di raccolta dell'acqua che il mascherone da cui essa sgorga sono di epoca romana e provengono da una delle tante terme capitoline. Non sempre dalla fontana del mascherone sgorgava acqua, poiché in occasione di feste particolari dalle sue cannelle usciva un ottimo vino dei castelli romani, come nel 1720, quando durante la festa organizzata per Marcantonio Zondadari, in occasione della sua elezione a Gran Maestro dell'Ordine di Malta, dalla fontana sgorgò vino per tutta la notte. La Fontana dell'Acqua Angelica si trova nel rione Borgo e più precisamente in Piazza delle Vaschette. Fu commissionata dal Comune di Roma all'architetto Buffa nel 1898 e inizialmente collocata a fianco della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Porta Angelica. Pur essendo di pregevole fattura, la notorietà della fontana è dovuta alle proprietà terapeutiche della sua acqua, ritenuta ottima per la cura delle affezioni alle vie biliari. La fontana di Via degli Stadedari, nota anche come Fontanella della Sapienza, è una delle fontane fatte realizzare dal Comune di Roma nel 1927 all'architetto Pietro Lombardi per decorare il rione di Sant'Eustachio.
Ai lati della testa del cervo, simbolo del rione, vi sono quattro antichi libri che ricordano la vicina Università La Sapienza, che, fondata nel 1303, continuò ad operare sino al 1935. Un particolare curioso è che il rione Sant'Eustachio viene erroneamente indicato come quarto rione di Roma, mentre è l'ottavo. La fontana di Via della Cisterna in Trastevere è un'altra pregevole opera dell'architetto Lombardi, realizzata negli anni 20 su commissione del Comune di Roma. Per la sua progettazione, l'architetto si ispirò alle tante osterie che popolano questo storico quartiere romano, rappresentando gli elementi caratteristici di queste attività: la botte, lo sgabello e le fiaschette utilizzate per la mescita. Inizialmente la fontana non fu molto apprezzata dagli osti trasteverini, che venivano spesso accusati, e a volte a ragione, di allungare il vino con acqua. Un'altra fontana raffigurante un facchino è quella posta in Largo San Rocco, che fu realizzata per conto della confraternita dei Barcaioli nel 1774. La fontana ritrae un giovane popolano con il cappello da facchino che versa acqua in una botte, mentre nella fontana in Via Lata, costruita circa 200 anni prima, il facchino la versa dalla botte. Il 6 aprile 1644, appena pochi mesi dopo aver realizzato la celebre fontana del Tritone, Albernini fu affidato l'incarico di costruire una fontana bassa, di piccole dimensioni, da utilizzare come beveratore degli cavalli, che solitamente si costruiva accanto alle fontane monumentali. Il Bernini creò la Fontana delle Api, considerata un elegante e geniale saggio del barocco romano, ma purtroppo, durante i lavori di sistemazione della piazza, l'opera andò persa. L'attuale Fontana delle Api, posta alla fine di Via Veneto, è una copia realizzata, con molte alterazioni, dallo scultore Adolfo Apolloni. Queste sono solo alcune delle fontane che impreziosiscono le strade e le piazze della nostra città, e sperando di aver suscitato il vostro interesse, ci auguriamo che vogliate continuare in prima persona questo viaggio tra le leggende e la storia delle fontane di Roma.